Nothing is compared to what I've seen tonight. But I know that they're such great individual artists that they'll be fine on their own. God bless them. Buonasera, benvenuti al post partita dell'incontro tra SS Valle Longa e SD News Pichietto. La partita è finita 5-3 per gli ospiti. Le reti sono state due di Condoleo Vincenzo, classe 87, Procopio Giovanni, Massimo Pungitore, il nuovo esordio della squadra, Procopio Gianluca. Mister Mimmi Guardiola, buonasera mister, com'è stata la squadra quest'oggi? Nonostante il numero 60 si è comportata bene, diciamo. Mancava il capitano Azzarito, De Sando e altri giocatori. Ok, la difesa è stata un pochino calante, o sbaglio? Sì, c'erano al secondo tempo, il primo quarto d'ora c'erano stati dei sbarioni, diciamo, difensivi che non ci devono stare. Ci tengo a precisare che questa vittoria la dedichiamo come squadra ad Antonio Mandola, che è stata una bandiera del San Pietro a Maire. Ok, sì, infatti bisogna ricordare che pochi giorni fa è scomparso uno dei più importanti giocatori della storia del calcio San Pietro, Alessio. Buonasera, com'è stata la sua squadra in campo quest'oggi? Ha giocato bene, soltanto che abbiamo l'allenatore che non va. L'allenatore proprio non va, fa scelte brutte. Ok, e l'arbitro come ha visto? L'arbitro ha arbitrato bene il primo tempo, ma poi secondo me, per come la vedo io,
qualche soldino. No, 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 questo te lo posso assicurare. E degli avversari chi è stato il migliore secondo te? Il migliore degli avversari è il numero 7, non mi ricordo come si chiama, però ha giocato bene. Ok, oggi diciamo un pochino alzato il gomito. Comunque, buonasera Giancotti, come ho visto la sua squadra? Una bella squadra, è stata bella, ottima e tutto, e sono contento che ha perso alla Serrese. Siamo sempre i primi. Ok. Giancotti, allora degli avversari che è stato il migliore, perché lei ha visto la squadra da più vicino? Ho visto il numero 7 più, che mi è piaciuto di più. Degli avversari. Ok, eccoci qua con il guardellini della stessa Vallelonga, Francesco. Buonasera, com'è stata la sua squadra in campo questo vicino? Non molto bene. Ok, come ha visto il comportamento dell'arbitro e degli avversari? Bene, molto bene, sì. Chi è stato il migliore degli avversari? Il numero 7 e il numero 8. Ok, grazie. Ci con la new entry della nostra squadra, Massimo Pungitore, che inoltre ha fatto anche una rete. Buonasera Massimo, com'è stata la sua squadra in campo? È una bella squadra, abbiamo rischiato un po' troppo dietro, però tutto sommato è andata bene. E a chi dedichi il tuo gol? A mia moglie, non normale. Giustamente, roventi del Vallelonga? Bruno. Buonasera Bruno, come sono stati questi 90 minuti di gioco? Sono stati molto intensi, dai. Diciamo che eri molto agguerrito. Sì, ero molto agguerrito. Ok. Degli avversari come sono comportati e chi è stato il migliore? Insomma, il migliore è stato il portiere. Era mio fratello, non lo prendere in giro. Il portiere, okay. Davvero, sì. Ti vogliono bene nella squadra. Ok. Sono il più forte. Ok, grazie. Ciao Vicky. Con un dirigente dell'SS Vallelonga Campesi. Domenico. Buonasera, com'è stata la sua squadra in campo questa? Una delle migliori partite che abbiamo fatto. Ok, ma come ha visto il comportamento dell'arbitro e degli avversari? Uno dei migliori in queste 12 partite che abbiamo fatto. Addirittura? Sì. Ah, siete messi male? Almeno per noi, sì. Ok, e chi è stato il migliore degli avversari? Il 10. Ok, grazie. 13 lunghissime partite, concedo una piccola intervista al nostro presidente, Antonio Silvestro. Buonasera presidente, com'è stata la sua squadra in campo? La squadra oggi ha giocato bene, anche se in difesa abbiamo peccato un pochettino. Avevamo chiuso la partita e l'abbiamo riaperta da soli, insomma, però bene l'esordio di Pungitore. Che ha fatto una rete, bene con Doleo. Nonostante l'infortunio è venuto a giocare. E degli avversari chi le è piaciuto di più, signor Presidente? Gli avversari hanno due buoni attaccanti. Il numero 20? No, anche il 7 comunque. Ok, grazie. E allora Bobo, com'è stata la squadra in campo? Allora, guarda, onestamente dietro abbiamo un po' ballato. Si è vista qualche pecca difensiva, però da centrocampo in su abbiamo fatto vedere bello spettacolo. Okay. Il Barcellona della prima e della terza categoria. Sì. Ma e degli avversari che reputi sia il più forte? E gli avversari è il numero 7 che era una vera e propria scheggia, però dietro. Dai. Era la propria scheggia, però l'abbiamo tenuto a bada, dai. Ok, ti ringrazio. Eccoci con il dirigente dell'SD New San Pietro, Domenico Ferraiolo. Domenico, oggi il tuo viaggio è stato molto tortuoso. Come sta la tua macchina? La macchina sta bene, però avevamo la, diciamo, dalla parte davanti con Massimo molto pesante, quindi con questa strada non molto. Ok, passiamo a cose serie. Come è stata la sua squadra in campo? La squadra ha giocato, diciamo, non benissimo, diciamo che la difesa non è andata molto bene, però nel primo tempo con il mister ha fatto qualche sostituzione, abbiamo riparato tutto, poi abbiamo fatto tanti gol, quindi va bene così. Ok, grazie.